che la posizione fosse regolare. Vedete ancora Ettori, gol della Sampdoria con Bjerkovod. Vediamo il rallenti, vedete lo scatto di Katanets che è partito a tempo. Bjerkovod non è in posizione assolutamente regolare, eventualmente c'è da valutare la posizione di Katanets. Vedete il suo colpo di testa, Bjerkovod che arresta da due passi, fa secco Ettori che riesce solo a toccare. 1-0 per la Sampdoria dunque. Rivediamo ancora e probabilmente la posizione di Katanets non era irregolare. Certo Bjerkovod non si trovava in fuorigioco, ma attenzione, c'è subito il tentativo di contrattacco da parte del 2-0 con Lombardo. Le cose non potevano cominciare in modo migliore. Vedete Carboni che era partito in posizione regolare, taglia il campo dalla parte opposta, arriva in corsa Lombardo e il 2-0, siamo al 12esimo. Ancora Carboni, il suo non si sa bene se voleva essere un tiro o un cross, fatto sta che finisce per servire Lombardo. Rivediamo ancora l'azione e vedete che Lombardo arriva dalla parte opposta. Ancora la Sampdoria che finalmente passa in vantaggio con Vialli. De Vilde, avete visto, si era ritrovato il pallone tra le braccia dopo il gran tiro di Salzano sul palo, ma è sfuggito il pallone a De Vilde, è arrivato come un falco Vialli e l'ha messo dentro. Vialli, siamo a 2-0. Rivediamo, i gemelli del gol sono andati a segno e vedete il colpo di testa imprendibile di Vialli. Quarto del secondo tempo e vedete ora le telecamere che hanno inquadrato per un attimo la curva dove sono i sostenitori della Sampdoria, 2-0. Scusa Luciano, ma tu per caso, non so, vuoi dire